puoi andare dove vuoi, controcorrente. Potrebbe presentarsi così la nuova BMW Serie 3 Touring, scimmiottando il tormentone di Malika Ayane, perché è una familiare che punta sull'understatement, cioè a essere più che ad apparire. E infatti ad acquistarla in tutto il mondo sono gli automobilisti dal palato più raffinato. Ora è ancora più station wagon, perché è più lunga di quasi 8 cm, raggiungendo i 471, più larga fino a 183 cm e alta 144 cm. All'esterno l'impronta teutonica è marcata, il design è più fluido, ma non rinuncia alle forme muscolose. Nella splendida cornice dei colli bolognesi, tra salite, discese e curve strette, abbiamo apprezzato lo sterzo chirurgico, il bilanciamento delle sospensioni e la maneggevolezza, anche quando il piede si fa pesante e vuole sempre di più. A bordo vi basterà pronunciare la frase «Ciao BMW» per far sì che la nuova serie 3 Touring esaudisca ogni vostro desiderio. Tecnologia al servizio del piacere di guida e del comfort, verrebbe da dire, senza mai dimenticare la sicurezza. Per questo, oltre alle tecnologie di aiuto alla guida e i sistemi di guida semi-autonoma di livello 2, c'è anche un sistema che sfrutta le telecamere della bavarese per registrare tutto ciò che ci circonda. Utile, e anche molto, in caso di incidente. Carichi poco ingombranti? Non temete. Borse e sacchetti possono essere riposti nel bagagliaio o anche tramite il lunotto apribile singolarmente, e a garantire stabilità ci pensano i binari antiscivolo, dai quali, superati i 5 km orari, fuoriesce uno strato di gomma che impedirà ai piccoli bagagli di andare a destra e a sinistra. Prezzi che partono da 41.600 euro per la versione d'ingresso, la 318D da 150 cavalli di potenza.